to RKO Radio. Semi-optical. Semi-optical. Bibbia e Andrea, che sono due giovani imprenditori che hanno ideato una tecnologia NFC molto interessante. Ciao ragazzi! Ciao a tutti, siamo Andrea e Abib di Flashtag e oggi siamo qui con Jacopo e con Semiotical per parlare di Flashtag. Esatto. Allora, io sono molto curioso di capire esattamente come funziona questa tecnologia e da dove nasce soprattutto l'idea. Allora sì, noi abbiamo diciamo ideato questa applicazione, questo software che con l'ausilio della tecnologia NFC va a creare un prodotto denominato appunto IoT, che sarebbe Internet of Things, che sono tutti quei prodotti intelligenti, quindi prodotti fisici con una sorta di intelligenza tecnologica, e andiamo appunto in questo modo ad aiutare gli imprenditori tramite dei biglietti da visita digitali che ci servono soprattutto a noi imprenditori per farci riconoscere e scambiare i contatti nel minor tempo possibile. Diciamo che Flashtag è un'idea che è nata un po' di tempo fa, nata dalla stampa 3D, che era un'attività che facevamo precedentemente. Ecco. E Abib, raccontami un attimo, da dove è nata la tua passione dell'imprenditoria, visto che comunque sei molto giovane e hai deciso di essere autonomo fin da quando avevi 16 anni? Sì, esattamente. La prima volta che mi sono affacciato nel mondo imprenditoriale, diciamo, nel mondo dell'essere libero professionista, è stata all'età di 16 anni, quando proprio per passione delle moto mi sono affacciato nel riparare le mie moto e pian piano, vedendo questo piccolo talento in me, i miei amici mi chiedevano sempre di più di riparare anche le loro moto. E da lì è nato per me un piccolo business. Anche se avevo 16 anni, io con passione ho iniziato a dedicarmi a questa attività, andando sempre di più a incrementare le mie capacità e andando così nel giro di qualche anno ad avere una vera officina che appunto mi ha portato a sviluppare varie competenze anche imprenditoriali. Adesso racconto un po' da dove è nato un po' il tutto. Io ero un ragazzo molto semplicemente dalla voglia di volere anche quel desiderio di soddisfare i classici desideri che ha un ragazzo di 16 anni di avere la moto, di girare con gli amici. Io diciamo che non ero al top a livello economico, quindi questo bisogno di fare qualche soldo a quell'età mi ha spronato, mi ha spinto, mi ha motivato, e già a quell'età ho iniziato a capire che grazie alle mie forze potevo portare della ricompensa per me stesso. E la prima persona con cui mi sono affacciato a questo mondo è Andrea, e mi ricordo che anche Andrea condivide con te, diciamo, la passione per le moto e il business delle moto, giusto Andrea? Infatti il nostro percorso è nato appunto da tutto ciò, dalle moto, e quindi per questo motivo noi siamo molto affezionati alle moto, perché ci ricordiamo che avevamo lo stesso obiettivo di ottenere una moto all'età di 16 anni e da soli con le nostre forze ci siamo riusciti, e lì abbiamo capito che non solo potevamo riuscire a ottenere una semplice moto, ma a ottenere sempre di più, ovviamente anche in varie attività. E mi ricordo che io davvero la prima moto che ho aggiustato è stata nel mio giardino, cioè alla fine non era il giardino, di fronte di casa, e dopo siamo arrivati ad avere un garage, ad attrezzare il garage, ristrutturarlo completamente da zero, quindi ciò ci ha portato a ampliare la nostra conoscenza nel mondo della,
dell'elettrico perché mancava l'impianto elettrico al garage, cioè era un garage un po' ristrutturato, fatto fai da te. E quindi ci siamo comprati i nostri attrezzi, tutto ciò che guadagnavamo dalle moto lo reinvestivamo per acquistare attrezzi. Abbiamo preso attrezzi come la saldatrice e è arrivato ad un punto in cui avevamo creato un brand in cui vendevamo pezzi per moto e sempre da lì, reinvestendo sempre di più per crescere, abbiamo preso la nostra prima stampante 3D e abbiamo iniziato. Ecco, questo era l'altro tema che volevo affrontare un attimo, anche magari con Andrea, proprio il discorso dal business delle moto che avete iniziato insieme, tu e Abib, vi siete spostati sulla stampa 3D. Diciamo che tutti ci chiedono, ok, partite sempre da raccontare la vostra storia dalle moto e poi finiamo a fare hashtag e in mezzo non capiscono effettivamente cosa ci sia. Diciamo che appunto all'età di 16 anni ci siamo resi conto che da questo piccolo business che avevamo iniziato potevamo effettivamente poi crearci una sorta di guadagno per anche oltre la passione. Questo ci ha portato nel tempo a capire che il nostro tempo era limitato, ma avevamo dei modi, grazie magari alle nostre skills, alle nostre capacità, di iniziare a guadagnare anche senza, diciamo, lavorare duramente, nel senso lavorare magari sul campo con le mani sporche, proprio in questo concetto. Da lì ci siamo un po' girati intorno e abbiamo visto che un business che stava iniziando in quel momento, ancora in Italia nessuno conosceva bene, era la stampa 3D. Da quel momento abbiamo deciso appunto di fare quell'investimento, piccolo grande investimento, e iniziare appunto una vera e propria attività di stampa 3D. Quindi abbiamo da zero imparato a usare il software, quindi imparato a disegnare in 3D, imparato a creare dei prodotti che potessero servire sempre nella nicchia moto, che poi andavamo a realizzare e vendere. Ed era un po' il primo concetto che vedevamo di una sorta di lavoro più mentale e meno appunto pratico a livello di mani, e questo ci ha portato a capire che era un po' la direzione che dovevamo prendere nella nostra vita se volevamo appunto fare un percorso imprenditoriale. All'età appunto di 17 anni abbiamo preso la nostra prima stampante 3D e mi ricordo che entrambi a 16 anni e mezzo, 17, avevamo fatto la nostra prima esperienza lavorativa, stage, abbiamo fatto meccatronica, eravamo in classe insieme. Ed è stato il mese, diciamo sempre, uno dei mesi più importanti della nostra vita, perché ci ha fatto capire esattamente quello che non avremmo voluto fare poi negli anni successivi, perché lavorare 8 ore da operaio vicino a un forno di 400 gradi non ci allettava proprio. Questo ci ha dato la carica per buttarci nella stampa 3D a tempo pieno, diciamo, con tutte le energie che avevamo, e ci ha portato nel tempo a sviluppare vari prodotti, tra i quali i portachiavi. Portachiavi che avevamo un po' l'idea di rivoluzionare, e ci è arrivata appunto questa idea, anche un po' online, di renderli intelligenti. Ora, per renderli intelligenti cosa intendevamo? Semplicemente avevamo scoperto il chip NFC, che è NFC, che è un chip tecnologico che è semplicemente uno scambio di informazioni a contatto, non appunto ad area, ma tramite contatto. E noi avevamo modificato la nostra stampante 3D per andare a fare una pausa al tempo giusto mentre stampava, inserire all'interno questi chip e richiudere i portachiavi. In questo modo questo portachiavi sembrava magico. Quando una persona avvicinava il telefono apriva Instagram o il link che mettevamo al loro interno. Da queste sono nate le prime collaborazioni e le prime soddisfazioni. Abbiamo capito che questo ambito, la tecnologia con la stampa 3D e in generale anche con il mondo della diciamo dell'imprenditoria, quindi B2B, business to business, era il mondo che dovevamo andare a diciamo mangiarci. E da qui appunto nasce Flash. Hai scoperto anche attraverso la tua esperienza a Dubai un po' questo, cioè appunto andato con ferme per tipo di esperienza che hai fatto. Sì, noi siamo andati appunto a Dubai per cercare un po' quelle nuove sensazioni che ci servivano per capire che qua noi siamo di Bergamo e non abbiamo una proximity, quindi delle persone attorno molto positive, ma neanche di ispirazione troppo per noi, che ci potessero fare pensare in grande. Esattamente, perché molti giovani oggi pensano o credono che l'ambiente in cui nascono devono essere vincolati in quell'ambiente. Io faccio sempre questa riflessione, no?
che un ragazzo qualsiasi che nasce in Africa, per esempio, che ad età bambino, da proprio da 1-2-3 anni, viene adottato da una persona che qua in Europa, effettivamente lui sì ha origini africane, ma a livello di credenze, poi quando nel momento in cui viene cresciuto, abitudini, è effettivamente con credenze europee. E quindi ciò fa capire che l'ambiente che ci circonda è ciò che ci limita in realtà nel fare le cose, e siamo appunto noi a voler scegliere, decidere quale via appunto scegliere per noi stessi. È un po' quello che abbiamo sempre creduto noi, che appunto se noi appunto vogliamo arrivare un giorno a ottenere a realizzare certi nostri sogni, è proprio nelle nostre mani scegliere di stare con un certo tipo di persona. Ovviamente molti ragazzi al giorno d'oggi frequentano brutti ambienti, brutti posti, che li portano automaticamente a essere ciò che sono. È un po' questo che è, diciamo, il succo di quello che stiamo portando avanti oggi. Chiaro, chiaro. Quindi, diciamo, tornando al discorso che facevamo in precedenza, dopo la stampa 3D avete deciso di lasciare questo settore perché avevate questa idea appunto sui biglietti da visita, no? Sfruttare questa nuova tecnologia NFC. E da dove è potuta nascere questa idea? Vedendo proprio altri imprenditori, oppure vi siete svegliati così dal giorno alla notte? Diciamo che una volta che avevamo questo prodotto che era un portachiavi appunto NFC intelligente, ci siamo resi conto che l'utilizzo che poteva andare a ricoprire appunto il B2B, quindi tra imprenditori, e il portachiavi non era una scelta troppo intelligente. Navigando su internet abbiamo trovato varie modalità di chip NFC, diciamo varie formati di chip NFC, e da questo abbiamo trovato le famose card NFC. Comunque abbiamo cercato qualcuno che facesse già questa cosa in Italia, ma non c'era, e abbiamo iniziato a pensare come poteva essere. Nel frattempo che cercavamo qualche fornitore in Italia o all'estero per questi chip e queste card, abbiamo comunque scoperto che l'idea che noi pensavamo di aver avuto è geniale, ovviamente già esisteva in America, come spesso accade, anche se da pochissimo tempo, e in Italia ancora non era presente in una, diciamo, in una vera e propria azienda, non c'era, quindi dovevamo portarci carico di portare questa tecnologia, questa innovazione in Italia. Da qui nasce appunto l'idea di creare una vera e propria startup, perché fino all'età di 19 anni non sapevamo neanche da che punto girarci, diciamo, e abbiamo deciso quindi di puntare tutto come un primo prodotto sui biglietti da visita digitali, che sono appunto queste carte in PVC, possono essere anche in metallo, in legno, in bambù, che vanno semplicemente a fare la stessa, ma non avere la stessa funzione di un portachiavi, ma in una maniera un po' più sciolta, diciamo, più imprenditoriale. Il portachiavi ovviamente è magari più un gadget, invece il biglietto da visita è una cosa un po' più interessante per un imprenditore. Da lì abbiamo iniziato a capire che il vero business che ci sta dietro è il software, l'applicazione, e da quel momento abbiamo iniziato a ideare, a pensare e a sviluppare l'applicazione che ora è disponibile, che è Flashtag, e che sarà sempre aggiornata nel tempo per andare a permettere a chi utilizza Flashtag di avere un software che gli permette di sfruttare al 100% l'hardware, quindi il biglietto da visita digitale e il chip. Attualmente tutto il nostro focus sta appunto sul software, perché è la vera e propria rivoluzione e innovazione. Certo, e anche sulla sostenibilità, no? Bib è uno dei esattamente proprio uno dei punti per cui noi abbiamo a cuore Flashtag, è che non solo va a risolvere un bisogno che c'è ora nel mercato del essere più smart, veloci, al giorno d'oggi tutto è online, quindi è inutile andare a lasciare il biglietto da visita cartaceo, che non c'è anche il sito web, ma la nostra carta è proprio una soluzione che al giorno d'oggi risolve i bisogni degli imprenditori, perché
l'imprenditore oggi ha LinkedIn, WhatsApp, Facebook, molti social, diciamo, ne abbiamo tanti, circa in media 6, 7, e Flashtag racchiude tutto ciò in un'unica soluzione. E quindi non serve andare più a stampare migliaia e migliaia di materiali pubblicitari che al giorno d'oggi diventano anche uno dei tanti perché non funzionano più. Oltre a questo è anche un danno per l'ambiente e proprio per questo noi abbiamo proprio questa visione di diminuire la carta per aumentare un po' la sostenibilità, anche la brand reputation a livello di sostenibilità delle aziende. Quindi una persona che ha Flashtag, un'azienda che utilizza Flashtag, può anche sfruttare questo fatto che è green per far colpo sui suoi fornitori, sui suoi clienti, e effettivamente è anche un bel vantaggio competitivo rispetto ai propri competitor, perché al giorno d'oggi in pochi magari utilizzano questa tecnologia e chi ce l'ha è davvero a un livello successivo. Certo, voi avete notato anche che proprio nell'impatto della presentazione tra imprenditori ha un effetto differente questa cosa. Quindi no. Voi ragionate sempre molto anche proprio sull'ethos che c'è dietro un imprenditore. Dico bene, Andrea? Sì, il nostro obiettivo diciamo che è proprio andare a creare un prodotto che in primis a noi come imprenditori, come persone che vivono di networking, conoscere nuove persone e crearci dei rapporti, è spesso magari macchinoso e difficile andare a scambiare un contatto da offline a online. Diciamo che in un certo senso quello che vogliamo proprio andare a fare è accorciare nel minor tempo possibile il tempo in cui una persona va a scambiare il contatto con un'altra persona. L'esempio, come la gente può immaginare, noi Jacopo ci siamo conosciuti al WMF, che è un evento gigantesco, e in due giorni, in tre giorni magari vai a casa con 50.000 biglietti da visita nella borsetta, e in quel momento non ti ricordi più neanche chi è la persona con cui hai parlato. Devi andare a casa e salvare tutte le informazioni una a una, il nome, il cognome, il numero, le mail se c'è, o magari il biglietto da visita è quello vecchio. E questo per una persona è estremamente, è una perdita di tempo estremamente, diciamo, elevata. Quindi era un po' il bisogno che noi volevamo andare a risolvere per facilitare appunto le connessioni tra persone dall'offline all'online. Esattamente. Certo. E Abib, tu per esempio stavi raccontando anche che la tua esperienza al WMF, mi avevi detto in privato, era stata molto formativa per te e avevi anche capito qualche skill in più su come presentare la tua proposta e come effettuare un marketing efficace probabilmente. Esattamente, anche perché noi al WMF utilizzavamo anche Flashtag appunto per fare marketing. Noi come azienda siamo i primi che utilizzano Flashtag per andare a rimanere in contatto con, i nostri clienti, perché addirittura le integrazioni che stiamo facendo, che saranno disponibili a breve, appunto è l'esportazione diretta sui propri CRM. Andrea, se riesci un attimo anche a darci tu una definizione di CRM per capire bene in che senso questo discorso può aiutare. Noi abbiamo fatto una collaborazione con Mocapen, che è uno dei CRM che abbiamo iniziato a utilizzare e che ci aiuta semplicemente a esportare i contatti direttamente dall'applicazione. Nel momento in cui io vado a passare il mio biglietto da visita digitale a Jacopo a una fiera, semplicemente quello che succederà è che, aprendo la mia landing page, quindi il mio contatto, avrà la possibilità di salvare il contatto normalmente sulla rubrica oppure andare a salvare direttamente il contatto sul proprio CRM, che sia Mocapen, un altro CRM che una persona utilizza. In quel momento tutte le informazioni andranno direttamente a essere salvate sul proprio CRM e
in questo modo vai a eliminarti appunto il lavoro di andare a scriverle tutte a mano, ma soprattutto non ti devi più preoccupare mentre fai conosci una nuova persona o mentre c'è l'evento di chi ho conosciuto, cosa può fare e esattamente che cosa, che azienda ha o come il contatto può servirmi, perché il contatto va automaticamente salvato sul CRM con tutte le informazioni del caso. E questo è una cosa che volevamo aggiungere da tempo, perché a noi in primis serviva e a noi in primis sarebbe piaciuto implementare. Certo, anche perché poi a Bib, dicevamo prima, è anche importante il fatto che tu possa modificarlo nel tempo, il tuo biglietto da visita, il tuo curriculum, non deve essere qualcosa di monolitico, no? Sì, sì, infatti, appunto un altro punto forte è il fatto che noi possiamo aggiornare in tempo reale dall'applicazione tutti i nostri dati. Il giorno in cui i nostri clienti cambiano numero, possono cambiarlo e chi ha scannerizzato la card dei propri interlocutori può andare a vedere aggiornato il numero. E quindi noi, utilizzando Flashtag al posto dei biglietti da visita cartacei, non ci tocca più ristampare biglietti da visita per appunto andare a cambiare grafiche oppure informazioni, perché possiamo aggiornarli con la stessa card per sempre. No, ragazzi, a me è fatto molto piacere parlare con voi, conoscere la vostra storia, perché ragazzi di 16 anni che hanno già un'idea imprenditoriale e che a 20 anni, ne avete 40 in due praticamente, hanno già iniziato a mettere veramente le basi per poter essere autonomi nella vita, è un bel messaggio da lanciare a chi ci sta ascoltando in questo momento. Quindi vi ringrazio per questo e vi auguro il meglio. Grazie a te, Jacopo. Grazie mille. A presto. The RKO Radio.